Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona Amen. giornata, carissimi amici. Vogliamo cominciarla con il cuore che si rivolge al Padre con lo stesso amore di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Ecco, allora abbiamo anche questa mattina la gioia di avere con noi Massimo, quindi siamo in tre: Massimo, Claudio, Carlo più me, quattro. E vogliamo allora ricordare ieri e l'altro ieri il Vangelo di Matteo ci ha parlato delle beatitudini e poi della questa doppia parabola del sale e della luce. Praticamente nelle beatitudini vediamo che il cristiano, come Gesù, vive proprio lo stile delle beatitudini, che è uno stile che opera, è uno stile operativo. C'è infatti una beatitudine che lo dice: beati gli operatori di pace, che poi la pace si lega alla giustizia, perché non c'è pace senza giustizia. E c'è l'altra, o beatitudine, beato chi ha fame e sete della giustizia. Ecco, queste opere del cristiano che è figlio di Dio parlano, dicono un messaggio, dicono che Dio è mio padre, che Dio mi ama, ci ama tutti, che siamo tutti suoi figli, che siamo tutti fratelli fra di noi. Ecco, questo è il grande messaggio che le opere danno. Se non operiamo, siamo come il sale che ha perso il suo sapore, come la lampada che viene messa sotto il moggio. Ecco, queste opere sono sicuramente opere che dicono l'amore del Padre per noi e fanno vivere questo amore nelle nostre stesse opere. E sono molto importanti, sono molto preziose. Se non le facciamo, dobbiamo chiederci se abbiamo conosciuto il Padre, oppure se sono cristiano così, di nome e basta. Ecco, oggi il Vangelo ci parla di come Gesù vede la legge e i profeti. Allora ascoltiamo dalla voce di Claudio. Del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questo inizio di oggi, non crediate che, è come una puntualizzazione che Gesù fa perché si stava prendendo una interpretazione sbagliata di quello che è Gesù, la sua missione, il suo insegnamento, il suo messaggio.
E tutti abbiamo questo rischio di cogliere Gesù non per quello che è veramente, ma per quello che vorremmo che fosse. Ecco, Gesù non è un rivoluzionario, non è qualcuno che butta via il passato per dire, ecco, vi porto io finalmente la verità, che è tutta un'altra cosa rispetto a quello che finora vi è stato insegnato. No, lui si colloca pienamente e vorrei dire esclusivamente all'interno della legge che Dio già ha consegnato al popolo attraverso i profeti. Lui dice: non farà niente al di fuori della legge, farò soltanto ciò che c'è nella legge. La legge di Dio che è da interpretare sì come i vari precetti, ma soprattutto come la parola di Dio. C'è un salmo meraviglioso che canta la bellezza della legge e per ogni lettera dell'alfabeto dice un'espressione stupenda della legge. Ecco, quindi la legge di Dio, la parola di Dio, i comandamenti di Dio, i precetti di Dio, poi tradotti anche dalla sapienza in cose più pratiche, quotidiane, ecco, questo sarà quello che farà Gesù. Si calerà dentro la legge e farà una cosa che noi tante volte non riusciamo a fare. Che cosa farà? Ecco, la legge ha un potere. La legge è, come dire, è una potenzialità, ha il potere di operare, ma tante volte resta non operante perché? Perché per operare ha bisogno di un cuore che diventi come il terreno buono attraverso il quale, all'interno del quale, questa legge arriva a portare frutto. Ecco, Gesù ci mostra che il problema non è la legge, il problema è il nostro cuore. Ecco, dobbiamo far entrare la legge di Dio nel nostro cuore e con il cuore viverla. E allora vedremo che opererà e porterà a frutto tutto quello che conteneva dentro, proprio come un bambino che quando è ancora nel grembo non si può sapere e vedere come sarà. Però c'è tutto. Se non c'è un grembo accogliente, che lo tiene con amore, gli assicura tutte le necessità nutritive, non si vedrà mai quest'opera nella sua pienezza, nella sua manifestazione. Ecco, c'è bisogno di un cuore, cuore grembo attraverso il quale la legge arrivi a operare i suoi frutti. Ecco, allora questo ci dà anche un senso, come dire, un modo di porci di fronte a quello che riceviamo attraverso la stessa Chiesa, attraverso la testimonianza dei padri, dei santi. Tutto ciò che di buono e di santo ci viene consegnato rimane sempre valido, valido nei secoli. E non possiamo costruire qualcosa partendo da zero. Gesù non ha fatto così. Anche noi siamo chiamati a custodire, a comprendere, a far scendere nel cuore ciò che ci viene consegnato dai padri di buono e di santo, e da lì, ecco, dobbiamo andare avanti perché vengano manifestate quelle opere che sono ancora dentro, ma che vanno portate a compimento grazie al cuore che siamo chiamati a metterci, all'amore che siamo chiamati a metterci. Ecco, adesso facciamo la preghiera per chiedere al Signore di entrare sempre più nel suo cuore, nel suo modo di vivere, di essere con il Padre, di essere con i fratelli, di essere nel mondo, ma non del mondo. Vieni Gesù, riempimi di te, ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore, donami tutto te. E con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie.
Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore, misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Mamma Celeste, vi benedico, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, carissimi amici, se volete fare qualche parola di condivisione. C'è stato un calo di connessione, si sono sconnessi.